Una ricerca di taglio psicologico sulla convivenza generazionale d'impresa è stata presentata a studenti e addetti ai lavori in Sala della Gloria, frutto di una lunga analisi di aziende familiari svolta con l'obiettivo di ricavare un modello interpretativo e valutativo utile per le generazioni coinvolte nella gestione delle realtà imprenditoriali. L'immagine che emerge è quella di aziende che necessitano, soprattutto noi parliamo di aziende familiari, necessitano di degli strumenti nuovi per favorire il loro passaggio generazionale, per implementare un passaggio generazionale o una convivenza all'interno della stessa azienda di più generazioni. Gli strumenti che classicamente sono stati proposti hanno una matrice economica e giuridica, e diciamo che quella che noi proponiamo come nuova prospettiva è una prospettiva che tenga conto delle relazioni e quindi tenga conto anche della specificità dei rapporti intergenerazionali che interessano queste generazioni familiari. La proposta che avanziamo è uno strumento, un approccio che mette in luce la possibilità di affrontare il problema più importante delle aziende familiari, che è la possibilità di comunicare tra le generazioni coinvolte nell'impresa di famiglia. Il tema più importante che abbiamo toccato con questa ricerca è appunto legato alla comunicazione, alla possibilità di rendere visibili i modelli impliciti che ciascuna generazione segue per affrontare la competizione. Spesso le due generazioni, pur convivendo, hanno mappe di riferimento che sono assolutamente diverse, quindi magari l'imprenditore senior vuole continuare nell'impresa di famiglia mentre lo junior sta pensando come chiuderla. Allora la possibilità di attivare un dialogo autentico tra le generazioni che consenta di capire quali sono i modelli impliciti di riferimento, secondo noi è la chiave di volta per poter vincere la competizione all'interno del mondo del lavoro oggi. Quindi che figura propone l'Università Cattolica alle aziende? Non esiste un'unica figura, ma esistono varie competenze che possono dare anche gli psicologi insieme ad economisti e insieme ad altre figure come avvocati o dottori commercialisti, che possono insieme affrontare il tema del supporto alle imprese di famiglia.